certo, PC, TP, cioè, se fosse Rino Gaetano direbbe Interreg più. Comunque, no, pensando alla stampante 3D, in effetti, vedete, queste tecnologie attirano, affascinano molto il giovane. Perché io sento tanti ragazzi, ma quanto costa una stampante 3D? Quando, cioè, allora, farlo diventare un po', perché a volte attirare, diciamo, un po' l'utenza, basandosi, diciamo, puntando su quella che può essere appunto un elemento come il prodotto civetta dell'offerta, cioè appunto la stampante 3D, la tecnologia, l'informatica avanzata, può essere veramente un richiamo importante, soprattutto per quegli istituti che vanno in sofferenza, come lo dica Argani, come sembra di aver capito, perché si spera di fare la prima il prossimo anno. Va bene Cosimo, allora invertiamo l'ordine, facciamo parlare il presidente del collegio di Foggia, del collegio dei geometri di Foggia, che ci parlerà del valore aggiunto dei geometri laureati. Ci deve spiegare, perché molti non capiscono, dice, ma i laureati cosa sono? I geometri laureati, in che cosa consiste? Mi sembra che c'entri una laurea di terzo livello, se non sbaglio, di triennale. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto vi porto il saluto di tutto il consiglio direttivo del Collegio dei Geometri di Foggia. E preliminarmente, prima di iniziare, volevo davvero fare un ringraziamento a Cosimo. Cosimo poi successivamente, come ho visto dal programma, ci spiegherà questa agenda 2020 da distribuire in tutte le scuole medie. Volevo ringraziare Cosimo per l'entusiasmo e per la forza e per la determinazione che ha avuto in questo periodo per portare avanti questa iniziativa di cui mi ha parlato veramente circa un anno fa, ne parlavamo a maggio più o meno, diciamo un anno fa, ed è stato un percorso difficile. Lo ringrazio per aver coinvolto anche il Collegio di Foggia, e è stata un'iniziativa molto bella, molto interessante, che ci permetterà di entrare nelle scuole per pubblicizzare la nostra figura, e soprattutto poi è stata una cosa condivisa anche a livello nazionale dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dalla nostra Cassa dei Geometri. Quindi veramente per l'entusiasmo che ci ha messo Cosimo vi chiedo veramente un applauso da dedicare a Cosimo. In merito alla laurea del geometra, io prima di parlare della laurea mi collego giusto con due parole, volevo dire qualcosa sia in riferimento a quello che aveva detto il preside di Lucera che è la professoressa Valleri. Quello che è mancato, io lo vedo anche forse da un po' più giovane di voi, lo vedo sotto un altro punto di vista, quello che è mancato secondo me è stata proprio la comunicazione, cioè da un punto di vista sociale il geometra è stato dimenticato. Ma quando si parla degli istituti alberghieri, come ha fatto lei prima dicendo che perché ci si iscrive tutti agli istituti alberghieri, beh, basta andare su Sky, basta andare su Canale 5, basta andare in qualsiasi programma televisivo, qualsiasi ora della giornata, e troviamo cuochi che preparano pietanze, troviamo di tutto e di più. Quindi la nostra figura a livello sociale secondo me è stata un attimo messa da parte, e ha fatto sì che questa figura venisse un po' accantonata. Poi oltre a questo molto è stato fatto anche da questa riforma Gelmini come diceva lei prima, perché certo i geometri che escono oggi da un istituto tecnico per geometri, io lo chiamo ancora così perché gatto non mi piace, mi sembra di chiamare il gatto anche se non ce l'ho, quindi assolutamente non mi piace, che escono da questi istituti, secondo me, e mi ci metto anch'io rispetto ai geometri di qualche anno fa, io ho mio nonno che ha 92 anni, che per fortuna è ancora vivo, ha fatto il geometra, e quando mi siedo accanto noto comunque delle differenze per quello che la scuola ha dato a lui e per quello che ha dato a me, e oggi vedo ancora di meno dei geometri, dei nuovi geometri che escono dagli istituti tecnici. E questo perché, come dicevano prima i professori e il preside, ovviamente il monte ore è stato diminuito, ma soprattutto delle materie che sono quelle poi più professionalizzate. Quindi per sintetizzare e rispondere a entrambi, questa è la prima risposta. Poi invece con la professoressa è vero che non dobbiamo eccedere in voli pindarici a parlare poi di quello che fa il geometra in maniera molto più particolare e sofisticata, però è anche vero che per attrarre i geometri dobbiamo comunque prospettarli un qualcosa di diverso, e allora se il cuoco esce in TV che cucina su Rai 1 o su Sky, noi comunque dobbiamo anche accattivarci i ragazzi con le nuove tecnologie, come diceva l'architetto.
Quindi, e poi la risposta per l'industriale, e chiudo e passo poi all'altro argomento, è anche vero, io non so a livello nazionale come cosa è successo per l'istituto industriale, ma è anche vero che a Foggia l'istituto industriale che ha mantenuto, secondo me, credo, sia anche frutto di investimenti di gruppi industriali forti sul nostro territorio, che quindi probabilmente hanno poi un po' condizionato quello che era l'andamento, perché molti di quei ragazzi vengono assunti in queste grosse realtà industriali. Quindi bisogna vedere poi il trend anche a livello nazionale, che io non conosco. Detto questo, mi collego su questo discorso della laurea professionalizzante. Vi dico che il geometra, come tutti sapete, è una professione poliedrica, è una professione che nasce 90 anni fa, nel 2019, l'anno scorso abbiamo compiuto 90 anni dal Regio Decreto del 1929. E quindi è una professione che si è evoluta e ha dovuto mettersi al passo col tempo, con la digitalizzazione, con tante altre cose. Basta pensare, e sicuramente molti più di voi, più di me, sapete che si è passato, che ne so, dal geometra, che era misuratore della terra, con il triplometro, con altre strumentazioni che erano rudimentali rispetto a quelle che ci sono oggi, a degli strumenti che permettono di fare rilevamenti topografici di terreno davvero in pochi minuti. Questo, ovviamente, tutto questo percorso ha fatto sì che la figura sia evoluta. Beh, ritengo che oggi la figura si sia arenata e che questa laurea da geometra può essere il percorso naturale di rinnovamento di questa figura, perché la laurea può dare ai nuovi geometri quel qualcosa in più, ma soprattutto può dare qualcosa in più da spendere sul mercato con delle attività professionalizzanti specifiche. Negli istituti tecnici per geometri c'è stato, è vero, un trend negativo di iscrizioni. Il trend negativo sicuramente è stato riferito anche a, come diceva prima il preside, all'eliminazione dell'acronimo geometra, e quindi il trend è stato negativo, e il compito nostro sicuramente anche dopo l'entrata in vigore di questa laurea professionalizzante sarà quello di fare rete, e soprattutto i collegi avranno l'obbligo di mettere insieme tutta quella che è la società, cioè mettere insieme la scuola, creare un ponte tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro. Quindi ritengo che questa sia importantissima. La laurea professionalizzante è un'opportunità, perché permette al ragazzo di entrare nel mondo del lavoro a 22 anni, facendo un attimo due conti più o meno. Quindi permette di lavorare a 22 anni dopo aver fatto questo percorso professionalizzante, quindi non ci sarà più l'esame di abilitazione, ci saranno i 3 anni, di cui il primo anno sarà praticamente, da quando anticipo un attimo questo mi correggerà forse, il primo anno sarà quello più indirizzato sulle materie tecniche, poi gli altri 2 anni saranno più indirizzati sulla specializzazione dei ragazzi. Quindi ritengo che questa laurea sia indispensabile per completare questo percorso di rinnovamento che serve alla nostra professione. E la laurea, che sarà oramai addirittura d'arrivo, aspettiamo al momento il decreto definitivo, visto che anche il CUN ha approvato questo nuovo percorso di laurea, questa laurea ci permetterà di affrontare sicuramente la professione in maniera più poliedrica, cercando sicuramente di incrementare quelle che sono le nostre professionalità. La domanda prima, che nell'introduzione che dicevi, la laurea in 3 anni. Beh, in 3 anni l'idea che abbiamo noi, perché su Foggia, come diceva anche, stiamo cercando di sensibilizzare il mondo universitario per cercare di portare anche sul nostro territorio questa laurea anche in maniera anticipata, giusto così, ci permetterebbe di poter avere questa facoltà che potrebbe essere un polo tecnologico da realizzare poi all'interno delle scuole, dove praticamente il ragazzo finisce i 5 anni della scuola e subentra, anzi diventeranno quattro, e subentra subito nel mondo universitario. Quindi credo che il percorso della laurea professionalizzante sia indispensabile per fare leva, per il mantenimento e soprattutto per aumentare la nostra categoria. Quindi questo è quello che volevo, la mia riflessione. Ma mi nasceva un dubbio, ma l'idea di bypassare quello che un tempo veniva chiamato tirocinio presso uno studio professionale, dove come si dice nel gergo, si mettono le mani nelle costate, no? Mentre si scavalca questa, si bypassa questa e si va nei 3 anni, o serve comunque quella formazione? Anche se
un minuto, sono così che li rubo perché qualcuno può che li rubo i suoi argomenti successivamente. Il percorso di laurea prevede, e Cosimo poi ci dirà, dei percorsi formativi all'interno di studi professionali, all'interno di aziende, quindi non è vero che non si fanno pratiche. Infatti io prima ho detto che il percorso, almeno dalla prima bozza che c'è, poi non sappiamo quella definitiva, il primo anno e mezzo sarà effettivamente quello che vedrà il ragazzo affrontare le materie tecniche, quindi la teoria, ma poi la restante parte sarà tutta pratica, fatta lì ovviamente coadiuvato dato diversità, quindi da quelle che sono le docenze, ma fatto anche all'interno di aziende, stage formativi nelle aziende, all'interno di studi professionali che verranno poi fatto, con cui il collegio farà da raccordo tra il mondo universitario e questi studi professionali. Ovviamente l'esperienza sul campo è importante. Il problema secondo me non so se su questo volevo sentire anche il parere, perché cioè bastava semplicemente da questo punto di vista non copiare, quelle che sono le esperienze a livello di istruzione tecnica superiore, che infatti in Italia non è mai decollata. Cioè tu a fronte praticamente di 4.000 ci sono dei bienni post diploma di specializzazione, cioè anziché praticamente in Italia abbiamo circa 4.000 ragazzi che frequentano praticamente, perché gli investimenti sono stati pochi, a un certo punto è stato sono stati lanciati in grande stile, però nei fatti, ETS. In Italia abbiamo 4.000 ragazzi, in Germania, dove il sistema duale funziona, sono 880.000 ragazzi che frequentano quel tipo di scuola. In Francia sono centinaia di migliaia, in Svezia sono decine di migliaia che frequentano quel tipo di scuola. Io ripeto, voglio dire, dal punto di vista degli ordini professionali, dal punto di vista dell'ordine, degli ordini professionali, questa magari è come rilancio, della professione, dal punto di vista come rilancio, questa è una grande, potrebbe essere una grande opportunità, però io da tecnico, da preside di un istituto tecnico, io per quanto riguarda gli interessi del corso geometri, del corso CAT, che è quello che rappresento, io non ne vedo, secondo me, grandi vantaggi. Non so se è d'accordo la professoressa, che ha sicuramente molta più esperienza di me, io grandi vantaggi non ne vedo. Un'ultima cosa a chiusura, veloce. Allora, io volevo dire che questa laurea porterà, secondo me, il geometra, come è stato definito anche un po' anche a livello nazionale, come a far diventare il geometra come il professionista del terzo millennio. Però questa riflessione la dico, però dico anche che dovrà essere importante l'impegno dei collegi e anche a livello nazionale, quindi del Consiglio Nazionale dei Geometri, per dare delle particolari e specifiche professionalità a questi nuovi geometri, perché dobbiamo far capire a questi ragazzi che iscriversi per percorrere questo percorso triennale in questa laurea professionalizzante, dobbiamo distinguerla da quella che è la laurea da ingegnere o la laurea in architettura, perché fare la laurea triennale da geometra ci deve dare delle possibilità lavorative più importanti, perché diversamente avremo il rovescio della medaglia, e cioè che magari molti potrebbero iscriversi non più a fare il geometra ma a fare l'ingegnere. Quindi ecco perché ho precisato quelle cose che dicevo prima, che è importante il lavoro dei collegi e soprattutto a livello nazionale di dare delle possibilità lavorative, quindi creare delle nuove. Ecco perché bisogna evolversi e non fare i voli pindarici, però è anche vero che spiegare quello che può fare il geometra oggi, che non è più il geometra di 50 anni fa, che misurava il terreno o che prendeva le misure in un appartamento, oggi fa tantissimo. E ci sono tutte queste nuove professionalità come il BIM, come la modellazione 3D, come i droni e via discorrendo.